Grande giornata di sport ieri mattina alla mostra d'oltremare di Fuorigrotta con il Napoli Triathlon Show Trofeo Campania, che ha assegnato i titoli regionali di triathlon assoluti di categoria e a squadre su distanza super sprint, scelta per consentire anche ai Youth A di poter partecipare. Il comitato regionale, in collaborazione con Makers Eventi, ha messo a punto questa festa di fine stagione pensando non solo agli agonisti ma anche ai kids, con un duathlon loro riservato, e ai neofiti con una staffetta su distanza super sprint in cui nuotatori, ciclisti e podisti hanno potuto combinarsi per provare l'effetto delle transizioni e l'ebbrezza del triathlon. Tre batterie, una staffetta e poi la gara kids hanno animato i giardini della mostra d'oltremare. Andrea Rea, presidente dell'ente, soddisfatto, ha affermato: rappresenta non solo una delle discipline olimpioniche più interessanti, credo la più impegnativa, io non sono proprio un tecnico, ma insomma credo la più impegnativa, ma consente anche a mostra d'oltremare di avviare questo percorso e di portare avanti questo percorso di scoperta o di riscoperta di mostra d'oltremare, nella fattispecie il parco, per correre, per andare in bicicletta, le piscine, per poter completare il percorso di gara. A trionfare Alessandro D'Ambrosio, già vincitore a fine settembre a Catania. A caldo le sue emozioni. Bellissimo percorso, molto divertente, tante curve. Diciamo, la distanza è breve, quindi è divertente sia per noi che corriamo che per le persone che guardano la gara sicuramente. Diciamo, io un po' a nuoto ho faticato a tenere la scia dei primi, sono uscito con qualche secondo di distacco anche su Carmine e quindi poi ho cercato di ricongiungere un po' in bici, mi sono avvicinato e poi insomma sulla corsa sono riuscito a colmare il distacco e a vincere.